Sono 4 anni e mezzo che sono qui vescovo di Caserta e questa è la 4ª volta che vengo alla tomba di Giacomino. Vengo volentieri perché sono convinto che è una santità, speriamo anche dichiarata, che è adatto a questi tempi. Io vedo in Giacomino un crocifisso attuale, un crocifisso che accoglie tutte le violenze del mondo e ispira positività, ma soprattutto ispira lo stesso anelito dello spirito di trasformare questo mondo. Ma la strada è sempre la stessa, non è il miracolismo, ma abbracciare la croce, entrarci, attraversare la piaga del costato di Cristo e riversare grazia sul mondo. Io sono convinto che molte difficoltà, tantissimi crocifissi viventi ma disperati, potrebbero trasformarsi in tanti crocifissi datori di vita e di grazia. Oggi abbiamo troppe frantumazioni, abbiamo troppe rotture, pochi ponti, stanno cadendo tutti i ponti spirituali, ognuno si chiude in se stesso e stiamo perdendo la possibilità di trasformare le nostre difficoltà in sentieri di grazia, come questa sera la liturgia ci ha parlato dandoci il Vangelo delle Beatitudini. Sono quelle 8 beatitudini che sono i sentieri maestri attraverso i quali noi possiamo santificarci. Per esempio, l'esempio che ci ha dato Giacomino è molto forte per quanti sono nella sofferenza innocente, cioè non colpevoli di qualcosa, ma una sofferenza che umanamente non si spiega. Poteva ribellarsi come ha tentato, come ha fatto inizialmente, ma poi in un incontro con Padre Pio ha scoperto tutta la ricchezza di quel momento, diciamo, umanamente incomprensibile, ma fortemente voluto da Dio per provare veramente quanto la sua santità fosse vera. Ed egli ha fatto un buon cammino. Nelle lettere sue si scorgono dei passi molto belli di quanto lui abbia fatto un cammino spirituale forte. E dunque anche i tanti anni vissuto sulla sedia sembrano che non abbiano pesato sulla leggerezza della sua anima, perché volava con le stesse braccia della croce, come Gesù ha volato attraverso quella croce che lo ha portato alla risurrezione, così anche Giacomino.